Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petru o Igor il Tanke e questo nuovissimo video che faccio questa volta sul gioco Bathroom Break, sempre per la serie Giochi Bizzarri. Se non lo conoscete, beh, guardate questo video. Ma prima di iniziare... Ho lanciato il mouse. Prima di iniziare... Sigla! Eccoci qua ragazzi, siamo sul gioco Bathroom Break. Sì, che non si è giustamente aperto. Ok, ora si è aperto. Siamo sul gioco Bathroom Break, che ora vedete qui o qui o da qualche parte. In ogni caso ci gioco per la prima volta, quindi passatemi se sarò scarso, se... boh, non lo so. Iniziamo, giusto? Allora, schiacciamo sul punto di domanda per vedere le istruzioni. How to vomit. Faccia da vomito. Che bello questo gioco, partiamo bene. Avevo sentito parlare di questa cosa. Tap or hold anywhere. Quindi per vomitare devo schiacciare ovunque. I'm down to lift. Indicarlo in basso per volare o per saltare. Non so se lift voglia dire volare o saltare. Poi burgers planchet. Ah, gli hamburger riempiono. Quindi troverò degli hamburger. E quello è il livello del vomito. Perfetto, direi di iniziare. Va bene, schiaccio. E oh, subito un vomito in alto. Cosa devo fare? Sono morto. Un aeroplanino mi ha ucciso. Devo dire che sono di ferro. Ricominciamo. Allora, dovrò vomitare. Oh, che bello. Oh. Ah, il vomito uccide gli aeroplanini. Perfetto. Sono scarso davvero. Ora proviamo a volare. Vediamo. Sì, ma che roba. Altro che Iron Man, scansa. C'era l'uomo vomito. L'uomo vomito. Riproviamoci. Allora, io punterò in basso perché vedo che gli aeroplani sono tutti in basso. Ok. Ma perché zero? Ah, devo proprio tirarlo in faccia alle persone per prendere un punto. Questo è uno di quei giochini, vi dico. Avete presente come Flappy Bird? Ecco, è uno di quei giochini che ti fanno arrabbiare. Ora, riproviamoci. Però questa volta... Allora, punto in basso, abbiamo capito questo. Volare, boh, non lo so, non ho capito cosa serve. E vomito in faccia alla gente. È un sogno, vomitare in faccia alla gente. Ah, non ho ancora trovato un hamburger. Ripartiamo. Vomito. Girati di qua, vomito. Che bella l'apertura della bocca. Non so se avete visto il logo, ve lo metto in copertina. È proprio quello, no? Quindi vi dirò... quello vale doppio, è grosso. Devo svomitarli in faccia. Svomitarli. Aeroplanino. 14. Ta. Ah, che bomba. Mi ha tirato un pugno. Record. Record 18. Allora, ragazzi, l'obiettivo di oggi è 25. E 30 se sono un Master Chef, come nell'altro gioco. Se non l'avete visto, a proposito, guardatelo. In ogni caso, l'obiettivo è trovare un cavolo di hamburger, perché non l'ho ancora trovato fin adesso. Io guardo lì, ma voi siete là. Ciao, ciao. Va bene, iniziamo. Va bene. Dai. Ok, primo. Aeroplanino. Poi. Aeroplanino faccia tizio. Bella la mia faccia verde, l'avete vista? È proprio tipica degli stereotipi del vomito americano. Cioè, non del vomito americano. Stereotipi americani del vomito. Ci riprovo un'altra volta. E questa è la penultima. L'avrò urlato. Penultima. Ok, no look. Faccia il tizio, in bocca al tizio. Ah, guardate, eccola lì, cosa da Coca-Cola, non si è visto bene però. Ora, il distributore, dicevo. Bullo, faccia. Ok. Devo usare... Ma perché? Perché? Ultima volta che ci provo, perché mi sto stufando. Però stavolta devo fare bene. Te. Lo dico tutte le volte, in questi giochini qua faccio sempre schifo. Vomito. Vomito in bocca a lui. No, però si deve vedere l'hamburger prima o poi. Quindi. Ok, facciamo questa cosa. Adesso io ci provo finché non trovo uno con l'hamburger. Perciò ci vediamo quando sarò riuscito a trovare un tizio con l'hamburger. E ve lo farò vedere. Perché sennò non è completa la recensione di questo giochino bellissimo, giochino bizzarro. Eccoci qua ragazzi.
Quello che state guardando è il tentativo fortunato, quello dove ho trovato l'hamburger. Quindi, guardate. Sono arrivato a 23 e non ho ancora trovato il tizio con l'hamburger. Ok, evitiamo le persone. Quindi teniamo il vomito. Buttiamo solo giù gli aeroplanini e i bulli, chiaramente. Perché sennò rischio di non riuscire ad arrivare al tizio col panino, con l'hamburger. Uno in un sacco di tempo. Però non abbiamo ancora trovato un bullo, stranamente. Neanche un bullo. Mi sa che questa è la volta buona, ragazzi. Questa è proprio la volta buona in cui trovo il tizio con l'hamburger. Non mi ha dato niente. Non è cambiato nulla. Ho trovato il tizio con l'hamburger. E non è cambiato un bel niente. Mi sa che devo trovarne un altro. Perché sto per finire il vomito. Non lo sto per finire, però. Mi sa... Ecco cosa serve volare. Ecco cosa serve volare, ragazzi. Non devo distrarmi. Mi ha picchiato. Vabbè, ragazzuoli, il video finisce qua, perché il tizio con l'hamburger l'abbiamo trovato. Se volete un altro video su questo gioco, anche se alla fine è bello, è divertente, però non c'è altro di questo. Però se volete un video dove prendo il tizio con l'hamburger, faccio volare il mio uomo e riesco a riempirmi la pancia di vomito, ditemelo nei commenti, perché io lo farò per voi, ok? In ogni caso, grazie di aver guardato il video, mettete un like qua sotto perché so che vi è piaciuto. A chi non piace questo video? Ho fatto un casino. Dicevo, a chi non piace un gioco stupido come questo, iscrivetevi al canale perché ho bisogno del vostro supporto, perché voi siete l'anima del canale. E vi auguro una buona continuazione. Perciò, ciao ciao belli. Ciao ciao.